Veramente un po' sbagliato. Sposta questo così. Sì, sì. Che è? Questo lo sposta. Bravo Tommy! Non è capito, non ho toccato niente. Bella palla! Arbitro! Bravo Santa! Tommy, vieni qua, Tommy! Non fallo! Come bombarda! Tommy, ma che qualità c'hanno quelle scarpe? Bravo. Ma che palla! È arrivato Yassi. Vaffanculo! Bravo Giuseppe! Bella palla! Ali, Jas, Minali, Ali, Jas! Ali sul secondo palo! Siamo qui a Ponte Valle Ceppi dopo la vittoria del Foligno per 3-1 fuori casa, tre punti importanti, Eni, giusto? Sì, giusto, la squadra sta facendo bene, stiamo dando continuità a quello che facciamo in allenamento e niente, passo dopo passo pensiamo già alla partita prossima. Ho notato da fuori poca freddezza sotto porta, abbiamo rischiato di perdere la partita dopo l'1-1, poi fortunatamente abbiamo trovato la vittoria. Cosa ne pensi?
Penso che sì, sotto questo aspetto possiamo lavorare di più, dobbiamo essere più cattivi sotto porta, però complimenti sempre ai miei compagni, piano piano durante la settimana quello che manca alla partita ci lavoriamo. Ultima domanda, obiettivo penso ormai la vittoria del campionato, che ne pensi? Potete dire la vostra in questo campionato? Ma quello penso di sì, però per adesso teniamo la testa ancora bassa, c'è da fare ancora molto, noi pensiamo a preparare la partita sempre, ogni partita, ogni sabato. L'obiettivo sì è vincere il campionato, però siamo ancora con i piedi per terra. Siamo qui a Pontevalle Ceppi dopo la vittoria del Foligno con mister Mattonelli, due parole sulla partita. Niente, è stata una bella partita, giocata bene da ambo le parti, diciamo che noi eravamo partiti meglio il primo tempo, chiudendolo anche in vantaggio 1-0, dopo il secondo tempo però per una disattenzione nostra, l'ennesima che commettiamo in questo campionato, abbiamo riaperto una partita che potevamo chiudere prima. Diciamo che il risultato è giusto, la squadra ha giocato bene e testa la prossima partita. Forza Falchi. Ah, Tommaso, siamo qui a Pontevalle Ceppi dopo la vittoria del Foligno, due parole sulla partita. Partita difficile, ma abbiamo un gruppo molto forte, quindi è andata bene. E abbiamo reagito bene all'1-1 e ce la siamo portati a casa. Da fuori si è notato come abbiamo faticato sotto porta, anche una grande occasione per te fallita. Cosa dici? Dico che bisogna migliorare, in primis io, e vedremo le prossime occasioni come andranno. Guardando la classifica vedo che il Foligno sta regnando questo campionato. Cosa ti aspetti da questa squadra e cosa pensi potete fare? Possiamo fare tanto, possiamo arrivare in cima, bisogna continuare a lavorare e a vincere le partite.